Guardia di finanza a tutto campo, fioccano le sanzioni. Le fiamme gialle della compagnia di Ischia sanzionano tassisti, denunciano 7 persone per affittanze abusive e scovano 8 lavoratori in nero tra Ischia e Procida, sequestrati anche 2 erogatori di benzina. Controlli della polizia, in 2 denunciati. Gli agenti del commissariato intensificano l'attività in questo periodo d'agosto, in 2 deferiti rispettivamente per esibizione di patente falsa e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Ischia e le nuove frontiere del turismo, la voce dei tassisti. Un mese di agosto sui generis per la nostra isola alle prese con un diverso format di ospitalità. Nuvola TV ha raccolto le considerazioni di un operatore del servizio pubblico da piazza. Real For Rio, Mister Iervolino suona la carica. Mister Iervolino fa le carte alla prossima stagione dopo il ritorno in campo dei suoi, a seguito dello stop di Ferragosto. Analisi sull'imminente Coppa Italia e non solo. Buonasera e ben ritrovati con il nostro TG News di Nuvola TV. Come avete visto dalle anticipazioni, tantissimi sono i temi, ma apriamo subito con una notizia che riguarda la Guardia di Finanza. Infatti quello che sta appena trascorrendo è un agosto davvero bollente per i finanzieri che sono impegnati in una serie di controlli ad ampio spettro, in particolare nelle località turistiche. Notevoli i risultati conseguiti dalla compagnia di Ischia e tutti i dettagli e i numeri nel servizio di apertura del nostro giornale. Vediamo. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in occasione della stagione estiva, ha disposto un rafforzamento del dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nelle località ad alta vocazione turistica. L'intensificazione delle attività ha riguardato il contrasto all'abusivismo commerciale, ai fenomeni di evasione fiscale, anche legati alle case vacanze, al lavoro sommerso, alla contraffazione, alla vendita di prodotti non sicuri e al traffico di stupefacenti, nonché la verifica della disciplina dei prezzi dei carburanti al consumo. Particolarmente attiva la compagnia di Ischia, guidata dal capitano Antonio Giglio, che nei primi giorni di agosto ha controllato oltre 40 abitazioni utilizzate per brevi affittanze, denunciando 7 soggetti per mancata comunicazione agli organi di pubblica sicurezza tra Ischia e For Rio. Nel comune di For Rio sono poi proseguiti gli accertamenti sulle residenze fittizie, che hanno consentito l'individuazione di 50 nuclei familiari falsamente residenti sull'isola, dove possedevano case per le vacanze, con un'evasione IMU sulle seconde case per un ammontare complessivo di circa 220.000 euro. Sempre sul territorio ischitano poi sono stati effettuati controlli nei confronti di 20 soggetti esercenti l'attività di trasporto con taxi, contestando sanzioni pecuniarie complessivamente pari a 4.000 euro per mancata esposizione di tariffe predeterminata in violazione delle ordinanze comunali e assenza del dispositivo per i pagamenti elettronici, il cosiddetto POS. Risultati significativi arrivano anche dal sommerso da lavoro. A Ischia e Procida sono stati trovati complessivamente 8 lavoratori in nero, 4 dei quali percettori anche del reddito di cittadinanza. I datori di lavoro si sono visti comminare sanzioni amministrative per complessivi 35.200 euro. Sempre ad Ischia, infine, pizzicati 4 distributori che non esponevano regolarmente i prezzi, con conseguente contestazione delle previste sanzioni amministrative e in un caso il sequestro di 2 erogatori perché non erogavano il giusto quantitativo di carburante. E ancora affitti abusivi, ancora carabinieri impegnati nel monitorare ed arginare il fenomeno. Sull'isola di Ischia i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno bussato alla porta di diverse abitazioni ed hanno individuato e denunciato ben 4 furbetti. Si tratta di cittadini di Lacquameno che avrebbero fittato le proprie abitazioni a turisti arrivati anche dall'estero. Nessuno di loro aveva dichiarato l'identità degli alloggiati e di aver messo su strutture destinate all'accoglienza di ospiti. Saranno tutti denunciati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. E nella scorsa giornata gli agenti del commissariato di Ischia, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania
e della sezione mare dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo sul territorio nei vari comuni dell'isola e nel corso delle attività sono state identificate ben 426 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, e controllati 143 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente, e contestate 8 violazioni del codice della strada per mancata revisione, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Inoltre sono stati altresì denunciati 2 uomini con precedenti di polizia, di cui un 58enne napoletano, per uso di atto falso, poiché aveva esibito una patente falsa, e l'altro un 46enne di Bacoli per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E sempre per gli affitti in nero sull'isola di Ischia va il plauso dell'ABAC ai carabinieri intervenuti all'Accameno, ma fenomeno diffuso anche sulle isole e nel golfo come Capri, Procida, Napoli e sul territorio compreso la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. L'associazione diffonde con una semplice richiesta online a info@abac.it una guida gratuita e semplice per i gestori che vogliono mettersi in regola con gli adempimenti obbligatori e con l'obiettivo di tutelare anche i viaggiatori. Occorrono ulteriori sforzi per arginare malcostume e furbizie, per migliorare diffusione di rispetto di regole e concorrenza leale rispetto a speculazione ed abusivismo che coinvolgono tanti territori che negli ultimi mesi hanno assistito ad un vero e proprio Far West, dichiara il presidente dell'ABAC Agostino Ingenito. Molto abbiamo già fatto con le nostre proposte diventate normative, come per la direttiva europea DAC 7, che obbliga i portali di prenotazione a trasferire i dati fiscali dei titolari degli annunci all'Agenzia delle Entrate e che sta già portando a risultati clamorosi, come nel caso dei redditi non dichiarati e versati da Airbnb per il 2017. Azioni di controllo e monitoraggio che abbiamo sollecitato in Campania con la legge regionale sulle locazioni brevi, che obbliga alla presentazione di una comunicazione ai comuni che hanno obbligo di controllare per rilasciare il QSR in attesa dell'attuazione del decreto del governo su anagrafe nazionale e codice unico. E parliamo sempre di turismo. Il mese di luglio che ci siamo lasciati alle spalle non è certo da ricordare in termini di flusso turistico. Per i dati appunto diffusi dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, che certificano un calo di arrivi sul territorio rispetto allo stesso periodo del 2022. Nei 3 porti dell'isola infatti sono sbarcati per l'intero mese 309.000 passeggeri, mentre sono 295.000 quelli che hanno compiuto il percorso inverso. Dunque, complessivamente rispetto a luglio dello scorso anno si è registrato un calo di 14.000 presenze. Il calo c'è e si vede, ma siamo già al lavoro per migliorare il livello dei turisti che visitano la nostra isola, che di fatto ne aumenterebbe la qualità e l'indotto economico, sostiene l'assessore al turismo del comune di Ischia, Luigi Di Vaia, ai nostri microfoni. Ascoltiamolo. Di Vaia, purtroppo il mese di luglio qui ad Ischia si è registrato un calo netto di presenze che ammonta a circa 14.000 presenze in meno. Sì, è un numero importante, ma il Comune di Ischia sta perseguendo una politica e sta anche mettendo in essere dei progetti che tendano anche a lanciare un messaggio chiaro. E il calo dei numeri deve sì preoccuparci, ma fino ad un certo punto, perché diciamoci la verità, anche con numeri minori, se noi riuscissimo, ed è quello che ci stiamo sforzando di fare, a migliorare il livello dei turisti che visitano l'isola, io credo che la ricchezza distribuita sul territorio potrebbe non subire variazioni, anzi potremmo migliorare, perché su 100 turisti che ci portano 2 euro, anche 50 che ce ne portano 3 o 4 può essere la stessa cosa, anzi la nostra comunità potrebbe sicuramente giovarsi di questa circostanza.
Teniamo presente che le condizioni meteorologiche del mese di maggio, inizio giugno ci hanno penalizzato fortemente anche nella nostra, diciamo, nel nostro essere isola e non avere un contatto diretto con la terraferma. Questa è una cosa che ci porta tantissimi vantaggi, che storicamente ci ha portato tantissimi vantaggi, in alcune circostanze anche qualche disagio. E poi l'evento calamitoso di Casa Micciola ha segnato fortemente, secondo me, l'andamento dei numeri per quanto attiene alla stagione turistica. Ma insomma, questo è il momento di rimboccarsi le maniche, di investire come comunità, come imprenditori, come strutture in qualità dei servizi, anche, diciamoci la verità, di formazione professionale dei nostri operatori, in maniera tale da poter puntare ad un turismo diverso, di maggior qualità e con maggior capacità di spesa. Ecco, urge sinergia con le varie associazioni del territorio, ma anche una ottima programmazione turistica. Assolutamente sì, la programmazione turistica è un punto ormai diventato dirimente anche per le pubbliche amministrazioni. Il Comune di Ischia si sforza di porre in essere una serie di iniziative che possano fungere da attrattore turistico. La festa di Sant'Anna non è un esempio che faccio a caso. Tra un po' si celebrerà quella di Sant'Alessandro, il Natale è alle porte. Uno sforzo amministrativo importante, anche economico, diciamoci la verità, e soprattutto sostenerlo in questo momento di crisi non è una cosa semplice, ma è giusto, come dicevi tu, riuscire a programmare quanto più possibile. Le difficoltà sono tante dal punto di vista amministrativo, burocratico, spesso non siamo in grado di sapere quali sono i fondi che gli organismi sovracomunali riusciranno a mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni, ma insomma abbiamo dei punti saldi nel nostro cartellone di eventi che possiamo mettere in calendario. Ad esempio, sarà importante la comunicazione anche per quanto attiene il 17 settembre dell'anno prossimo, quando insomma ricorrerà il 170° anniversario della festa del porto, dell'apertura del nostro porto, e lì sarà un momento importante per noi, per quanto attiene ai nostri uffici turistici che si occupano dell'organizzazione degli eventi. E ci troviamo ancora nel pieno della settimana clou di Ferragosto, che ha registrato un buon flusso di arrivi sulla nostra isola. E se è vero che a luglio si è registrato questo calo, esso è stato compensato con gli arrivi di queste prime settimane di agosto. A tal proposito abbiamo dato voce ai tassisti e ai nostri microfoni. Il portavoce Giovan Giuseppe Pesce ci illustra il cambiamento in atto. Sentiamolo. Giovan Giuseppe Pesce, tassista storico di Ischia, per parlare un po' dell'andamento e del flusso dei turisti di questa estate. Che gente è sbarcata, perché voi avete un po' il termometro della situazione, e quanta, se è vero che i dati accertati, che a luglio ammontano a meno 14.000 presenze, però è vero anche che agosto ha visto un incremento leggero. No, allora ti voglio ribattere, agosto non c'è stato un incremento, c'è stato un calo, ma forte, non poco. Rispetto agli altri anni c'è stato veramente un calo enorme. Luglio è stato migliore, c'è stata più gente buona, non dispettando questa gente di oggi, più gente estere, americani, europei più che altro. Invece questo periodo qua c'è stato più che altro un calo di turismo straniero, ma più che altro turismo napoletano, però in minore rispetto agli altri anni. Ecco, allora è vero che la qualità sta aumentando, almeno luglio questo ci dice. Sì, la qualità ci sta aumentando, però sta diminuendo il lavoro, almeno parlo del mio settore, verso di noi. Anche perché più che altro sta venendo a mancare proprio il giovane, il vacanziere giovane, che una volta, fino a 2 anni fa, c'erano le discoteche, quindi Ischia si manteneva più che altro con i by night di notte, chiudendo il Valentino, chiudendo le altre attività. Poi c'è stato un sequestro di un'altra discoteca, automaticamente i giovani stanno andando in altri liti. Addirittura ho saputo che sta andando di voga l'Albania,
capito? Questo è il discorso. Quando l'isola di Ischia è l'isola più bella del mondo, ancora adesso. Quindi ci dobbiamo attivare per rendere quest'isola più appetibile. Vabbè, quello sì, la prima cosa in tutti i settori bisogna organizzarci per il prossimo anno e dare almeno più opportunità al magazziere giovane anche di venire qua organizzando feste anche sulle spiagge che va di moda, più all'aperto, creare delle discoteche selezionando le persone ovviamente in modo che non succedano più caos di notte, di selezionare un po' il turismo giovanile anche. Ed ora andiamo sempre ad Ischia, dove torna il Consiglio Comunale. Il presidente Gianluca Trani ha convocato una seduta per il 24 agosto, in prima convocazione del 25 agosto, in seconda, sempre alle ore 18. Saranno 8 i punti inseriti all'ordine del giorno. Tra questi spiccano l'approvazione del documento unico di programmazione del bilancio di previsione 2023 e dell'approvazione del regolamento d'uso del marchio Ischia. Questa sera, venerdì 18 agosto, appuntamento alle ore 21 con la settima puntata di Pausa Caffè, il format di Nuvola TV condotto da Gaetano Ferrandino. Ospite della puntata odierna sarà Luigi Di Vaia, assessore del Comune di Ischia. Domani sera, invece, a partire dalle ore 18:30, appuntamento con Casa Napoli. In diretta dal Club Napoli Isola di Ischia, Valerio Pero e gli iscritti al club racconteranno live le emozioni vissute con Frosinone e Napoli, gara che inaugura il nuovo campionato di Serie A. Ed andiamo ora a Forio, precisamente a Panza, in piazza San Leonardo, dove migliaia di persone sono accorse nella serata di ieri in occasione della 49esima edizione della Sagra del Vino Esaucicciata. Si tratta della sagra più antica dell'isola promossa dalla Proloco Panza d'Ischia, dove i protagonisti indiscussi sono stati i panini col salsicce e friarielli annaffiati dall'ottimo vino locale e accompagnati da musica dal vivo. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio che segue con Leonardo Polito, tra i soci fondatori della Proloco Panza. Della 49esima sagra del vino e della Esaucicciata, che è stata un vero e proprio successo, e parliamo di una delle sagre, anzi la sagra più antica dell'isola, che fu varata tantissimi anni fa e che promuove tradizioni, buon cibo e musica. Sì, allora questa manifestazione risale al 1971, allorquando un comitato di panzesi costituì, diciamo, ecco, un gruppo che poi portò avanti tutta una serie di eventi, di manifestazioni che culminò nella classica sagra che poi si estesa a tutta l'isola. E ieri sera sì, veramente tantissima gente, tantissime persone come non si vedeva da tempo a Panza, tant'è che a un certo punto ci siamo anche un po' preoccupati perché c'era una fila interminabile per prendere i panini e quindi ci siamo un po' preoccupati per l'ordine pubblico. Però a questo proposito devo ringraziare soprattutto la Polizia Municipale che con il loro intervento ci hanno dato una grossa mano. Quindi un grosso ringraziamento a Polizia, Carabinieri, Comando Vigili che ci hanno supportato e naturalmente un grosso ringraziamento anche all'amministrazione che ci ha permesso e sostenuto per tutto l'iter burocratico. Ecco, con questo successo, la gente testimonia che questo vuole, ossia, la festa di paese, la sagra, non solo grandi feste in grandi piazze, ma anche, ecco, le feste che richiamano le tradizioni. A proposito di tradizioni, cioè, si avvicinano le prossime date di andare per cantine, promossa sempre dalla Proloco Panza. Sì, prima di parlare di andare per cantine, consentimi anche di ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati per la sagra di ieri sera, soprattutto gli amici della parrocchia, tutto lo staff della Proloco. Eravamo in tantissimi a, diciamo, per cercare di accontentare un po' tutti. E ti voglio raccontare anche un aneddoto perché a un certo punto era finito tutto e quindi l'unica c'era tantissima gente in fila e abbiamo dovuto chiedere l'intercessione divina di San Leonardo. A un certo punto si è materializzato Don Emanuel e
praticamente è andato a bussare alla macelleria in piazza, si è fatto dare altri 200 pezzi e abbiamo così cercato di accontentare un po' tutti. Quindi questo testimonia comunque il grande successo della manifestazione, che Panza, diciamo, è proprio adatta per questo tipo di evento. La gente ci viene volentieri perché abbiamo l'aria fresca, frizzante, abbiamo il buon vino e quindi ecco, sicuramente anche questo fa parte del testimonia, diciamo, delle potenzialità del nostro piccolo paese. Dopodiché andare per cantine, sì, vi diamo appuntamento dal 20 settembre al 1 ottobre, ci saranno un sacco di novità che stiamo preparando e sicuramente entro fine mese pubblicheremo, tutto il programma. E lasciamo le sagre di paese e parliamo ora di sport. Finalmente torna in campo il Real Forio. Alessandro Mollo ne ha parlato con Mister Iervolino, soffermandosi anche sul livello di preparazione raggiunto dei ragazzi e su altre considerazioni, ma sentiamo l'intervista. È una preparazione, diciamo, complessa anche per la questione di spostamento campo e quindi sicuramente i ragazzi stanno impegnando al massimo, stanno dando tutti quanti l'anima, anche quando abbiamo la fortuna, la possibilità di fare qualche doppia seduta che va a collimare un pochino con quelle che sono anche gli impegni lavorativi di circa la metà dei ragazzi. Quindi, quando c'è la possibilità e la facciamo, rispondono sempre tutti quanti presenti con grande impegno, con grande applicazione come quella di oggi. Stamattina siamo stati in campo, oggi adesso siamo di nuovo in campo, quindi sotto questo punto di vista, come ho sempre detto dall'inizio, non gli si può rimproverare nulla e questa è sicuramente la promessa maggiore che si può fare a tutti i nostri tifosi, che i ragazzi vadano in campo, in allenamento e in partita dando sempre il massimo. Ecco, mister, più passano i giorni e più si sente sempre di più il profumo degli impegni ufficiali, del calcio che conta, l'adrenalina della partita. Adesso conosciamo anche quelle che saranno le prime avversarie stagionali, perché è ufficiale, Forio nel girone B di Coppa, Rione di Terra Putolana, un bel inizio sicuramente di stagione. Sì, come dicevi tu, diciamo, a tutti, no? Manca quel profumo del campo, diciamo, della competizione, dell'adrenalina. Avremmo voluto organizzare qualche amichevole in più, appunto, per fare un qualche, diciamo così, minutaggio. Comunque il ritmo gara è totalmente diverso di una seduta, però purtroppo poi noi sull'isola facciamo un po' fatica a spostarci sulla terraferma, soprattutto in questo periodo di agosto, per fare qualche amichevole, diciamo così, sulla terraferma. E quindi diciamo che quella partita, le partite che arriveranno, quelle là dell'impegno ufficiale, i ragazzi già l'attendono tanto perché li vedi, anche se non direttamente, li vedi che sono smaniosi anche in mezzo al campo, perché poi allenarsi, allenarsi sì, ma poi la partita, tutti quanti vogliono giocare la partita, quindi è la cosa anche forse migliore, no? L'attesa. Poi per quanto riguarda il gironcino di Coppa, sì, assolutamente sì, è un girone sempre complesso, come sono secondo me tutti i gironi che ho visto, diciamo così, della Coppa. Lavorare, diciamo così, affrontarsi già contro le squadre come Puteolane e Rione Terra. Puteolane è una squadra importante, costruita già in una certa maniera, che ha chiaro il proprio obiettivo dopo essere, diciamo così, retrocessa l'anno scorso, vuole riprovare subito a risalire diciamo così, in Serie D. E Rione Terra, al contempo, viceversa, diciamo, della Puteolana, viene dalla vittoria del campionato, diciamo, di promozione. Quando una squadra viene diciamo così, da una vittoria dalla categoria inferiore, ha sempre voglia di mettersi in luce e di mettersi in mostra, anche perché spesse volte nessuno, spesso, diciamo così, gli addetti ai lavori, nessuno gli mettono i fari addosso, e proprio per quello spesso è una tranquillità mentale che aiuta a fare le cose fatte bene, quindi dobbiamo stare sempre molto 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 applicati dal primo minuto, dal primo secondo di gara competitiva. Visto quanto dicevi poc'anzi, mi pare di capire, una mia interpretazione personale, dimmi se sbaglio, che
riposare al primo turno il prossimo weekend non sia proprio la migliore soluzione possibile per il tuo Real, che ha tanta voglia di scendere in campo e tanta voglia di partite. Ma guarda, non... alla fine sul girone, su un girone fatto così cambia poco. Sicuramente poi la prima gara è il 27, se non erro, il 30 è la seconda, quindi 2-3 giorni cambiano poco. Forse ci aiuta, diciamo così, ci aiutano questi 2-3 giorni in più a provare a trovare, diciamo così, un amichevole che ci aiuti a metterci un po' in campo, a dare un po' di test probante, o comunque di un test di ritmo gara, che sicuramente, ripeto, è diverso dal ritmo gara che puoi avere in partitina tra di noi, tra la squadra stessa. Quindi quei 3 giorni forse ci aiutano a, diciamo così, a trovare uno sparring partner. Bene, diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 19 agosto. Un saluto a tutti gli ascoltatori e bentornati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato l'anticiclone nordafricano si rinforza sulla nostra penisola, a iniziare dal comparto occidentale. Solo le nostre regioni più meridionali risentono ancora di correnti a tratti instabili, con la formazione di qualche locale fenomeno nel corso del pomeriggio. Lo vediamo anche dalla nuvolosità: l'alta pressione resta protagonista, ampi spazi di cielo sereno su gran parte del nostro paese. Come dicevamo prima, solo qualche fenomeno si formerà nel pomeriggio sui settori più meridionali della nostra penisola. Qualche fenomeno è atteso appunto nel corso del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, saranno comunque fenomeni di debole intensità e molto localizzati. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda la previsione, quindi sabato all'insegna del bel tempo su gran parte della nostra penisola. Vi segnalo, come dicevo prima, qualche fenomeno nel pomeriggio solo sull'Appennino centro-meridionale, altrove ampi spazi di cielo sereno e temperature in ulteriore lieve rialzo, come notiamo dalla grafica, appunto al centro-nord anche oltre i 35 gradi. Ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Bene, ed anche per questa sera è tutto. Noi vi diamo appuntamento a lunedì augurandovi un buon weekend, ma vi consigliamo per tutti gli aggiornamenti di collegarvi al nostro sito www.nuvola.tv e sui nostri canali social, dove aggiorneremo in tempo reale tutto ciò che accade sull'isola d'Ischia. Buona serata!